Amici, bentornati sul canale Nome Mila Giri, elaborazioni autosportive. Oggi vi ripresentiamo questa Giulietta, perché la promessa era quella a lavoro finito, vi avremmo ripresentato la Giulietta sulla quale siamo intervenuti con la linea di scarico Ragazzon. Questa è una Giulietta al 1004 turbo benzina da 150 cavalli. La volta precedente avevamo montato il terminale doppio Ragazzon, però mancava una parte di lavoro, soprattutto il centrale diretto. Per quel motivo appunto non abbiamo fatto sentire il sound, perché era abbastanza modesto. Adesso con il centrale vi facciamo sentire il lavoro finito. E poi mancava la chiusura, quello che si chiama dam o estrattore posteriore. Di questi modelli qua ce ne sono veramente tantissimi, vanno a sostituire il dam, quello di serie, che ha su questo modello un'uscita sola laterale sinistra. Quindi o uno prende il dam, quello della 1750, che ha le due uscite destra e sinistra, o prende qualche cosa di aftermarket, e ci sono veramente decine di fornitori che lo producono. In particolare il cliente voleva quello con queste specie di pinne, chiamiamole così. Questo estrattore viene prodotto dalla Helvetia, che è una ditta che appunto noi utilizziamo ogni tanto, in maniera specifica sulle Alfa. Quindi l'altra volta avevamo lasciato praticamente col lavoro a metà, perché abbiamo aspettato che arrivassero i pezzi, quindi c'era la macchina sul ponte unicamente con il terminale, la parte estetica non era stata completata e la parte, diciamo, della linea di scarico neppure. Adesso vi faccio sentire al lavoro finito che cosa intendiamo noi con la modifica del centrale diretto più il terminale omologato. Quindi, come avete sentito, il sound è un sound sportivo, ma comunque non invasivo, rimaniamo sempre nell'ambito dei 92 decibel, e come vi abbiamo spiegato decine e decine di volte, ormai sono esperimenti che abbiamo eseguito, un'esperienza che abbiamo acquisito su decine di modelli diversi, non solo la Giulietta. Il giusto equilibrio, il giusto balance è quello di fare appunto un terminale sportivo omologato e un centrale diretto. In questo caso si ha un bel sound gratificante, non eccessivo. Il rischio, una volta che uno ha il terminale omologato, diciamo che normalmente quello fa fede, non penso che nessuno si sdrai sotto la macchina a vedere che manca un rompifiamme sul centrale, quindi il rischio direi che è praticamente nullo, e questa è la soluzione che noi proponiamo nel momento in cui si va a parlare di scarico. Quindi direi che abbiamo mantenuto la promessa, per questa Giulietta è tutto, magari ci riaggiorneremo più avanti quando il cliente deciderà di fare degli altri upgrade. Vi, come al solito, invito a cliccare sulla campanella e iscrivervi sul canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Per qualunque esigenza mi trovate in sede allo 02 73 83 175, dal lunedì al venerdì io sono sempre lì a disposizione. E un suggerimento: andatevi a vedere il sito www.9000giri.it, sia nella parte archivio elaborazione, dove ci sono più di 3500 schede vettura, ma anche per le tipologie di lavori, dove spieghiamo praticamente tutto quello che noi facciamo. Quindi non solo il motore, ma c'è tutta una parte tecnica che descrive tutte le varie opzioni sull'assetto, l'impianto frenante, l'estetica esterna, estetica interna. Quindi vi potete fare una cultura abbondantemente. Io direi che anche per questa Giulietta oggi è tutto, ci aggiorniamo alla prossima puntata. Un saluto, ciao. We'll be right back.